Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Qui due sul server, due con un gioco nel quale siamo molto molto bravi. Sì, stiamo parlando di PES. PES. Il Predator, voglio il Predator. Questo che di... verde non si vede un cazzo sul campo erboso. Per quello che sarà molto... perché i nemici, perché si gioca contro alcune... contro dei nemici. Contro appunto. Dei nemici, diciamo non lo vedranno e quindi avranno dei problemi, no? Livello abilità io mi sono permesso di mettere Superstar. Che giusto? Cosa? Ma se sì, io la prima volta facciamo... che ci aspetta gioco che... dopo sei mesi. Ora ti spiego, ora ti spiego. Allora, con la Y fai il passaggio filtrante. Filtrante vuol dire che la butti avanti e quasi mai il tuo avversario... cioè quasi mai il tuo compagno la prende. Con la A fai il passaggio normale. Questo come si tira? È con la X. E con questo rosso fai il cross. E il fallo come si fa? Il fallo si fa estraendo il tuo membro da... no, si fa premendo la B quando l'avversario è davanti. Quindi col cross. Sì, col cross. Chi cazzo è Xi? Non lo so, abbiamo dei giocatori cinesi. Scusa, ma io dove sono? Sai che non so chi dei due ho appena controllato. C'è un problema. Che ha fatto Xia? Già non, ha preso non lo un so, fallo. Io onestamente non lo so. Ah, c'è stato un fallo. Ma chi siamo noi? Quelli gialli o quelli bianchi? Noi siamo i gialli, per tua informazione. Ah, ok, io sono Gam Lang. Sì, però con io sono Gam Lang. Con R, con R sì, puoi sei, tu... Ecco, sono io. Ecco. Ascolta, no, con no, R puoi cambiare identità, puoi diventare un altro giocatore. Ah, quindi stealth pure. Con questo corri invece. Con qual è questo che corri? L, cioè scusami, R, R con L cambi identità. Ah, sì, ok. Ok, dai, contropiedone. Io c'ho Gam Lang, che questo Gam Lang. Vai ragazzi, vaffanculo. Ma perché? Ma dove filtri soprattutto? Non lo so, io non ho visione di gioco. Zunglao, Zunglao. Bravo Zema King. Portiere, portiere. Dammi la palla, partì. Mo te lo buco sto pallone. Mo te lo buco sto pallone. Vai, vai. Bravo. Anna, come ragazzi, ti fai rubare allora, la palla tu? Se premi, se tieni premuta la A e quello per correre, pressi l'avversario. Così diventa sottile e poi. Madonna. Vai, vai, vai. Ammazzalo, allora. Ammazzalo. Quello era l'intento, allora, ma purtroppo. Allora, Zhang Pong. Oh, oh. Purtroppo oggi la Cina fisicamente proprio non c'è. Perché comunque gioca contro il Hulk. Brasile. Oh, Hulk. Sì, lo so. C'è un autogol. Dai, oddio. Dai, va là. Zhang Xiriu. Sta tirando giù il paradiso. No. Questi perché, cioè. Vediamo questa azione fallosa. Perché secondo me è simulazione questa. Sì, ma non c'era il fallo là. Cioè, oh. se c'era. È proprio Rigo. Chi è che comanda? Ah, so io che comando. Vai, posto, para. Bella merda. Ma perché ero io, scusa? Perché ha fatto il sorteggio. Rivediamo l'azione del portiere. Vediamo quanto. No, perché è stata molto triste, devo dire. La verità. Esattamente come la camera. Guardate tutte le camere. Sì, vabbè, basta. Dai, io basta. Fammi giocare. Dai, ho bisogno di recuperare questo gol che mi sono fatto fare. Dai, passa Gam Lang. Passa Gam Lang. Vai. Ma come lo passi il pallone? Ma fatto, sei proprio. No, l'ho io fatta, non lo so. Ma tu non capisci, quella era filtrante. Ma che filtrante? Quello non filtra da nessuna parte, dato che. Dai, bravo, come deficienti ci buttiamo, mi raccomando. No, ma il bello è che il livello massimo di difficoltà. Io non ho ancora capito come. Bravo, dai, no. Il livello massimo di difficoltà significa che si attaccano ammazzate, beh. Belle le texture sulle maglie, hai notato quel 3 quanto era bello? Io noto le altre persone che guardano tutte in un'altra parte. So in am. Cicorie. Prova il numero, ma non riesce. Comunque, non riesce. Possesso parla del povero Redez -1. Ricordiamo che io sono quello rosso e Sinergo è quello azzurro. Allora, tu devi imparare a... Devo imparare a giocare, prima no, di tutto, perché... No, vabbè, no, devi imparare a gestire le emozioni quando giochi. Ah, ho capito. Perché ci sono emozioni che possono... Dai, passa a Sora, so perché nano. Cazzo non mi fai... Passa al nano, so in nano. Questo è spagnolo. Bravo. Vabbè, so io, non ti preoccupare. Come si corre? Con R. Ah, ecco. Ecco, l'ho presa la palla. Mo me la tengo stretta, però. Vaffanculo. Col cazzo che te la palla. Oh. Devi passarla. Devi No, contropiede. Ma che contropiede questi? Passa. Non hanno capito niente. Vai. Passa. Ci penso io. Complimenti. Madonna, che ti sfondo di mazzate, compa. E là.
Zema King prende la palla, ma nulla di fatto, purtroppo. Eccolo. L'azione del portiere non porta a nulla di buono. Cam Lang è una merda. Che cazzo di entrata come che si passava, fatto? Perdonami. Dai, passa Cam Lang. È l'unico No, non doveva queste cose da solo, però stava Cam Lang, lo vedevi che ti stava sbracciando. Vai che adesso fai un bel cross al centro. Ah, come si fa? Col cerchio. Cioè, con la B. Dio, con la B. Va bene così. Vai, vai, tira in porta. Gol. Dai, Madonna, c'è stata. Madonna, che t'ammazzo, Madonna. Limpide fasi di gioco, ha detto il cronista. Limpide fasi di gioco. Ma non abbiamo messo. Vai! Ma il cronista non l'abbiamo messo perché stiamo sempre a cianciare noi. Quindi, ecco, insomma, è un po' inutile. Abbiamo tre persone su un avversario. Quello si chiama marcatore. Guarda qua che gli faccio. Oscar, l'arbitro purtroppo ha applicato la regola del vantaggio. Sì, solo con noi, però. Cina-Brasile, ragazzi. 0-1. Una partita epica. Però guarda, stiamo giocando al massimo livello di difficoltà. Possesso di palla 40%. E abbiamo fatto due tiri, loro tre. Insomma, cioè. Però uno è stato gol per loro. Ma era un rigore, cazzo. Dici che è più semplice parare rigori. Eh beh, ma tu non avevi mai parato un rigore in vita tua? No, io non sapevo manco come si gioca fino a 5 minuti fa. Ma neanche, cioè, neanche dopo un mese sapremo come si gioca. Eccoci. Daniel Alves. Oscar, Madonna, ragazzi. Oscar. Ah, ma di qua mo è cambiata la porta. Muzun. Gol, ho fatto gol. Con la faccia. Ok, io direi che se ci manteniamo freddi e riusciamo a segnare almeno un gol, ci portiamo a casa. Almeno uno 0-1, voglio dire. Niente, cioè, la palla la fregano. Questa partita sulla carta. Oh, vai, Zulà. Vai, segalo. Prendilo, no! Merda, portiere di merda. Che oh mio Dio. Oh mio Dio. Guarda che pezzo sgranate. Il portiere lo chiamano il merda a scuola. Ehi, il merda! Guarda quanto è tonda la palla. Ma che fanno? Quando giocano a calcio dicono: guarda quanto è più tonda la palla rispetto alla versione precedente. Esatto. Scusa, mi passi sta. Dove vai? È dall'altra palla. Ma come cazzo la passi la palla? Ma mannaggia quella eccolo baldra. Qua oh. Sì, ma oh ma puoi fare sempre tu i falli. Ce l'abbiamo tutti quanti rosso addirittura. Ma giochiamo pure in 10. Ma quello è di cristallo. Senti, io gli sto andato giusto, sono andato sulla palla, giuro. Ma porca puzzazza. Tanto stiamo giocando in un campetto parrocchiale. Guarda l'erba quanto è triste. Dai Zazza. Tira. Mandiamo avanti queste sequenze di. Oh, ma perché non mi fa più scegliere? Dai, tira. Ma non voglio tirare così alto. Passa a Citroën, messaggio promozionale. Oh, che cazzo sta facendo? Ce la facciamo entro l'anno. LB, cambio. No, avrei una famiglia, eh. C'ho un cane da curare. No, ma questo non tira. Mori. Pappa. Ah, è finita. Era contropiede reiterato. Ma perché? Ma che cazzo? Chi l'ha fatto sto fallo? Se tu vedi che c'è la cosa. Ma non è vero, chi l'ha fatto è sto fallo? Tua. E poi dove stava il fallo? Dove? Ma perché devi ammazzare la gente? Oh? Non sai giocare a wrestling, porca puttana. Non so scritto. Senti, il calcio non wrestling è più quello di una volta. Adesso è uno sport molto. No, io ho fatto niente. No, ma hai fatto i tuoi danni, te lo dico io. Su che anche. Madonna. No, non è rosso. Gli ha preso la patente, gli ha preso. Ma dai, questa è simulazione. Mi sono scivolato a fianco, ya. Madonna che ti sfondo di mazzate. Sì, ci hanno provato. Intanto quello non si è spaventato per niente. Gli è arrivata una palla. Guarda vediamo, il mio giocatore. Guarda quello, gli è arrivata la palla in faccia. Quello là dietro non si. Povero noi, povero noi. Vai, attacca a me. Complimenti. No, ho sbagliato a tirare. Un bel tiro calibrato. Guarda che bello, te l'ho passato in bocca. Bravo, ammazza le persone tu. Te l'ho detto che non stai giocando. Guarda che nuovo. Comunque la Cina fa veramente cagare. Ma la finisci. Ma supercampione significa che quando fai i falli la gente muore, non lo so. Basta, cattivo giocatore, cattivo. Aia. Ma non era un fallo brutto. Beh, dai, alla fine gli è sfondato un po'. Alla fine stavo cure mediche. Pronto soccorso. Alla fine stavo accompagnando il movimento. Intanto i giocatori in campo. Oh. Tiro. Dai, su. Madonna che tiraccia. Madonna, ragazzi che Gamma long. Io noto una certa scarsa. No, madonna che volo gli ho fatto.
Madonna che volo, cioè, è fuori questa. Ha tirato fuori il cartellino. Che non sono stato io, guardala che... Aspetta, oh, no, mi fa vedere il volo. Merda. Ah, un altro. No, tocca a te, pari tu. Eccolo. Paro io, allora è fatta. Oh, grande, grande. Ragazzi, ma perché qua signori, c'è signori, signori. Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio collega. Dai. Beh, bella, dai, Suka Yang. Dai Zeng Yu, dai Hung Hansen. Cioncalo, ammazzalo questo stro. E dai, porca cazzo. Due ne abbiamo fatti secchi. Non le cazzate. A tutti e due. Ha detto, voi siete pazzi. Ma stiamo giocando a quanti ne rimangono in campo? No, signor arbitro, giuro, io stavo solo parcheggiando. Io stavo solo parcheggiando in doppia fila. Vabbè, dai, ah. Complimenti per la mira. Ottimo tiro. Io credo che questo sia un gameplay veramente veramente molto tragico. Sai qual è la cosa triste? Che benché odi il calcio con tutto me stesso, a sto gioco mi diverto perché mi fa sentire libero. Ma libero di che cosa? Di correre. Fare così. Dai, passa Yun Wu. Ma perché siamo in 5 là vicino? Passa Zengui. Vai Zengui. No, a Yun. Ecco, vai Gamma Lang. Boom. Bello. Tiro di merda, madonna, però. Che ti vengo in bocca, madonna. Come dici? Intanto come se ne esce Frankie con i due sul porno, tranquillo, non ti preoccupare. Madonna, sì, che volo che ho fatto. Guarda. Scusa, rivediamo perché secondo me c'è un po' di esagerazione nell'arbitro che... Ma quanti cartellini gialli si possono dare? No, ho messo che... Fezium. Ho messo tra l'altro che non ci sono sostituzioni, quindi quando perdiamo qualcuno, punto. Ah no, che l'abbiamo perso proprio. Madonna. Ma io la tiro addosso. No, ma siccome non ci sono sostituzioni, Madonna, noi possiamo. Oh, grande portiere. Il nostro portiere, anche detto gatta dagli amici. Non lo chiamavano il merda, scusa. Il merdo quando sta con la moglie, perché puzza. Mamma che. Ma quando è successo il 3-0? Adesso. Ma perché ce l'ha fatto i due insieme? Vale doppio quel punto, però. Cioè, non ce l'ha fatto i due, tipo. Ma quando allora, che ce l'ha fatto? Guarda Fred com'è. Guarda quando è triste. Ma perché poi non è Fred, no, è uno dei nostri. Allora, sono cinesi, si chiamano Fred, forse. Predator Green del Green. Intanto si vede la palla e ti dicono che. Allora, a sto giro. Passa a me, non vai, ti preoccupare. Madonna, quando sei scarsa a passare la palla. Vai! Me la devo fregare da te, bro. Guarda che tiro, guarda. Madonna che tiro. Sfondo di mazzate. Se non avessi visto che era verde, avrei detto che. Suke Yang. Su cazzo, Zung Lao. Dai. La! Zhang Pong, quello è quello che fa il fulmine. Ah, quello è Neymar. Mi hanno detto che è abbastanza forte quel ragazzo. Però secondo me riusciamo tranquillamente. Mi stavo facendo una domanda, ma mi hai salvato il puntiere. Guardate il replay perché adesso, non so adesso, se tutti hanno notato. Adesso la guardiamo la meravigliosa azione di Redez. Guardate. Intercetto la palla. Aspetta. E là. Eccomi, damn. Cioè, però poi ha segnato l'altro. Fred è andato leggermente in rete, proprio così, senza. Mamma mia. Che cazzo sta succedendo? Perché hanno spazzato? No, non sono stato io. Non ho premuto male il tasto. Mi sa che era rosso quel giocatore. Madonna che ti sfondo di botte. Mi sale la violenza a me questi giochi qua. Vai Zhuang Pong. Poi dicono che sappiamo giocare solo agli FPS, ma non è vero. Non è vero, noi sappiamo giocare pure. Siamo a 4-0 contro il Brasile. Comunque tu hai preso una squadra di merda. Ecco, addio. Ho preso la Cina perché così c'è più sfida. 0-4. Non la facciamo vedere sta partita perché fa veramente no. Tristezza. Guarda, adesso gol segnati, vabbè. Però 30% di possesso di palla fa paura nel secondo tempo, eh. Si sono un po' stancati. Strano perché la Cina fisicamente è forte. Secondo me non dobbiamo combattere contro il Brasile perché sono forti, c'hanno i pistoli. C'hanno i pistoli. Ragazzi, purtroppo abbiamo perso. Grazie dell'attenzione. Alla prossima.